Solo l'informazione aiuta a combattere la diffidenza che ancora si ingenera quando si parla di canapa. Una pianta dalle notevoli proprietà terapeutiche e nutraceutiche, aiuta la salute e il benessere della persona e dell'ambiente. Impieghi benefici che vanno incrementati e sostenuti dai risultati della ricerca medico-scientifica. Ma serve valorizzare la filiera produttiva. Molti imprenditori agricoli hanno già colto l'opportunità di questa innovazione e qualche azienda è già pronta con prodotti trasformati preziosi per la salute. La canapa terapeutica è un valido aiuto nei pazienti sottoposti a chemioterapia, in quelli affetti da malattie neurodegenerative. C'è ancora moltissima diffidenza che però è dovuta fondamentalmente al fatto di non sapere, e quindi solo informando sia le persone e anche gli stessi medici, solo così si potrà riuscire a iniziare un vero dibattito. Per adesso siamo ancora a carissimo amico. Confusione sui concetti. Molta confusione, e devo dire che anche attualmente non è che ci siano state delle leggi che hanno aiutato in questa grande confusione. Ricca di omega 3 e omega 6, la canapa ha un'ottima funzione preventiva. Perché questa sostanza contiene in alte concentrazioni, ecco l'interesse, soprattutto nei semi di questa sostanza, sono presenti delle sostanze ad alta azione antinfiammatorio, antiossidativo, che quindi giocano un ruolo importante in quello che è proprio la mission della nutraceutica, cioè prevenire la patologia. Quindi è un qualcosa che si pone in una medicina, diciamo, preventiva, forse in modo tale da ridurre il rischio. Quindi la presenza di componenti che sono stati identificati con una robusta evidenza scientifica in alte concentrazioni in questa pianta, penso agli omega 3 e agli omega 6 nel giusto rapporto, che quelli che noi associamo al pesce, per esempio. I semi di canapa ne sono particolarmente ricchi, e quindi l'olio ottenuto per spremitura a freddo di questi semi è una fonte estremamente ricca, ma molto più ricca rispetto per esempio al consumo di altri tipi di alimenti. Utilizzo, prospettive ed opportunità della canapa sono stati il tema di un confronto organizzato in Fiera Padova da Coldiretti in collaborazione con una delle aziende all'avanguardia per i prodotti trasformati nell'ambito di Flormart. Si parla ancora di ettari, ancorché rivendicando questo primato sono ancora non è ancora un'enorme superficie, quindi è ancora una delle piccole superfici che si sta sviluppando, però c'è molto interesse, e la presenza di questa mattina lo conferma, dei nostri imprenditori che vedono una nuova opportunità di reddito. Quindi, come dire, con il tempo siamo fiduciosi che possa effettivamente essere colta da un grande numero di imprese. Sono gli agricoltori padovani pionieri di questa coltura, che può ampliarsi ma necessita di supporto alla filiera, ed è già pronta una legge regionale con questa finalità. C'è una novità dal punto di vista normativo, dal punto di vista regionale, perché è importante per fare una filiera, per cercare di avere quel prodotto, non serve solo la piantare e produrre, ma anche essere coperti in toto. Allora le prospettive e le speranze possono diventare rosee e interessanti.